Oggi Isabella Dalla Ragione è consulente per svariati progetti di salvaguardia della biodiversità in giro per il mondo e la sua fondazione, Archeologia Arborea, vive grazie al finanziamento dei soci e delle sottoscrizioni volontarie. Serbatoio di biodiversità, ma soprattutto un serbatoio di memoria, importantissimo. Veronica partecipa e vince un concorso per entrare in polizia. Cambia il corso della sua vita. Subito dopo essere stata trasferita a Milano, ho scoperto di aspettare mia figlia. È venuta ed è il dono più bello della mia vita. Quello di Romina è un mestiere pericoloso e prima degli spettacoli vanno fatti tutti i controlli opportuni sulle auto. Ma l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Si controlla la macchina prima dello spettacolo, nel senso la primissima cosa che bisogna controllare è il freno a mano. E se tu arrivi a una velocità altissima e hai solo quel momento, perché noi arriviamo proprio a fine pista, diventano problemi. All'uso di tinture naturali, Eleonora nella sua collezione ha aggiunto l'utilizzo della tecnica dell'ecoprinting. Mancava assolutamente in questa nicchia di mercato un progetto made in Italy di haute couture e prêt-à-porter con le tinture naturali. Ogni passaggio, nella creazione dei tessuti prima e degli abiti subito dopo, viene fatto con grande cura. A 21 anni, Gloria inizia a praticare la kickboxing, dimostrando un grande talento grazie anche alla sua formazione nella pallamano. Uno dei passaggi che poi ha cominciato a cambiare la mia personalità è stato quello di riuscire a mettere piede in palestra. All'età di 18 anni, Michela va a vivere con gli zii ed ha modo di scoprire il suo lato creativo. Sono questi gli anni in cui comincia il percorso che la porterà ad essere una scrittrice. Con i miei zii ho avuto la possibilità di investigare lati di me che in casa non mi erano assolutamente facili da vivere. La storia di Maria Franco è la storia di una donna tenace e coraggiosa che porta avanti il proprio lavoro come una missione.